Ciao ragazzi, oggi vedremo come clonare l'hard disk della PlayStation 4 Pro One-to-One passando ad un più performante SSD Samsung, in questo caso Evo 8S60. Tralascerò la procedura ufficiale Sony, che vi lascerò comunque in descrizione, la quale prevede il backup dei dati dall'originale e la reinstallazione del sistema operativo, il ripristino successivo dei dati in quello nuovo. Operazione alquanto macchinosa e lenta a mio parere. Bene, per prima cosa dobbiamo rimuovere la cover in plastica nel retro della PS4, facendo una leggera pressione. Fatto questo, rimuoveremo la vite di fissaggio che ci permetterà poi di estrarre la slitta che contiene l'hard disk originale. Una volta rimosso l'hard disk, resto alquanto allibito per un piccolo dettaglio. Il disco originale è un 5400 giri, cioè avete capito bene. Mi sarei aspettato almeno un 7200 giri per la PlayStation 4 Pro. Diciamo che con un 5200 giri abbiamo circa 100 megabit al secondo di velocità e con un SSD circa 500. Quindi performance 5 volte superiori a quello originale. Come primo test di cloning userò il software EasyAS Partition Master, che personalmente a livello lavorativo uso spesso e che permette di clonare i dischi uno a uno. Come vedete, il software in questione è molto user friendly e permette di vedere tutte le partizioni presenti sul disco della PlayStation 4. L'operazione che andremo a fare sarà quella di selezionare il pulsante clone in alto a destra e, una volta selezionato il disco di origine, nel mio caso il disco numero 2, selezionerò come destinazione il Samsung SSD che ha come disco il numero 3. Tuttavia l'operazione si interrompe subito indicandomi che il disco di destinazione è troppo piccolo, sinceramente molto strano essendo entrambi i dischi da 1 TB. Non ho voluto perdere ulteriore tempo a cercare troubleshooting e capire per quale motivo non abbia fatto il clone e sono passato direttamente a testare questo prodotto, un dual bay docking station con la funzione molto interessante di offline clone. E questo è marchiato Alksum e lo potete trovare benissimo in qualunque shop online. Vi lascio ad ogni modo il modello esatto in descrizione. Strutturalmente è abbastanza fatto bene, un po' plasticoso per i miei gusti, ma non è di certo l'estetica che ci interessa in questo momento. Nella parte posteriore della docking abbiamo il pulsante di accensione, l'alimentazione e la presa USB-C. La docking ha due bay, A e B, dove A sarà il nostro disco di source e B sarà la nostra destination per il nuovo SSD. Come vedete ci sono dei LED che indicano la presenza o meno dei dischi, quindi luce arancione presenta il disco e abbiamo il LED verde per il power. Bene, direi che possiamo iniziare la procedura di clone. Allora, per attivarla dobbiamo tenere premuto il pulsante di clone fino a quando il LED con i 4 quarti avrà la luce blu fissa. Dopodiché premeremo nuovamente il medesimo pulsante per avviare la copia. Capiremo che la copia del disco è iniziata quando inizierà a lampeggiare il primo LED con il simbolo di 1/4 di porzione. Una volta raggiunto il 25%, il LED diventerà blu fisso e inizierà a lampeggiare quello successivo e così via fino a copia ultimata. Quando avremo tutti i nostri 4 LED accesi, la copia sarà terminata. L'intera procedura di cloning richiede all'incirca 3 ore, dopodiché il disco è utilizzabile. Ed eccoci qui quindi ragazzi a testare il nostro nuovo hard disk. Vediamo se la procedura di clone ha avuto esito positivo.
Procediamo quindi al riassemblaggio della nostra PS4 reinserendo il disco nel proprio slot. Bene, quanto vediamo la console parte regolarmente e mi ritrovo esattamente tutti i miei dati. Ho anche avviato Modern Warfare per testare il funzionamento e direi che non abbiamo rilevato alcuna anomalia, quindi possiamo concludere che l'operazione ha avuto successo. Nel prossimo video testerò le performance di questo disco in game e in altre applicazioni in modo tale da valutare effettivamente il guadagno di prestazioni. Spero che il video vi sia stato utile e sia stato di vostro gradimento. Ovviamente se avete domande o dubbi postatemeli nei commenti e se vi piacciono i temi che affronto iscrivetevi al mio canale. Stay tuned!